Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui per fare la top 11 di questi 8 anni. È un video che avrei voluto fare ieri, ma ieri poi c'è stata Ask Cecilia. Non volevo intasare troppo YouTube con dei video, allora ho detto la faccio domani. Ho preso intanto il computer, ovviamente faccio un disastro, cioè lo faccio oggi e ieri mi tengo appunto il video di Cecilia. Dunque, vediamo dunque questa lineup che ho fatto io di questi 8 anni, facendo proprio cercando di mettere il più possibile. Ho fatto, ovviamente, ho dovuto fare delle scelte dolorose. Però vabbè, ragazzi, bisogna, quando si fanno queste top 11, alla fine è normale che qualcuno resti fuori. Allora, cominciamo subito. Schema 4-3-3, perché secondo me è quello che mi garantiva a me la scelta migliore per mettere i giocatori, anche perché è stato uno schema che abbiamo usato tanto. Io credo che il 4-3-3, il 4-2-3-1, il 3-5-2 siano stati gli schemi più utilizzati in questi anni, ma ho scelto il 4-3-3, anche perché oggettivamente è quello che mi piaceva di più. E quello è il 4-2-3-1, ma vabbè, non siamo qui a discutere dell'aria fritta. E cominciamo dunque in porta. In porta, ovviamente, non potevo che non mettere Gigi Buffon, perché comunque è stato mostruoso, lo è ancora, ma in questi 7 anni, nei suoi 7 anni, ha dato un contributo semplicemente strepitoso. E bisogna dire la verità, insomma. E cose, cioè, francamente ha fatto delle cose eccezionali, e in questi ultimi anni addirittura sembrava essere migliorato. Peccato quest'anno il PSG non ha fatto una grande stagione, però Buffon rimane Gigi Buffon, e quindi assolutamente doveva entrare lui. Con tutto il rispetto per Szczęsny, che secondo me tra qualche anno, cioè, non sta facendo rimpiangere, non lo sta facendo rimpiangere, sta facendo anche lui delle parate strepitose. Però oggettivamente, se devo dare un merito per questi 8 anni, Buffon è il titolare sicuramente. Allora, poi difesa, a sinistra Alexandro, e credo che a sinistra Alexandro abbia dato, in questi, ripeto, sempre in questi 8 anni, al di là degli, magari negli ultimi anni, dalla sensazione di essere svogliato, di essere con la testa altrove, però la verità è che quando è arrivato Alexandro noi giocavamo, alternavamo De Ceglie, eccetera, eccetera, eccetera. Alexandro ci ha dato la certezza che quel ruolo, di avere un campione in quel ruolo. Poi magari di testa lo stiamo un po' perdendo, perché però è un giocatore strepitoso, e adesso un po' è 2 anni, secondo me, che è sceso un po' come rendimento, però come valore di giocatore è semplicemente strepitoso, e insomma, alla fine, secondo me, merita assolutamente di essere definito uno dei migliori del suo ruolo. Peccato per la testa, ogni tanto si perde, però. E questi 7 anni, sinceramente, il ballottaggio era tra lui e Evra, ma lui ha dato più continuità negli anni, quindi assolutamente merita tutta la posizione che ha. E coppia di centrali, ho messo Chiellini e Bonucci, semplicemente perché Barzagli negli ultimi anni è sceso, ovviamente, con l'età come rendimento, e credo che Bonucci e Chiellini sia stata la coppia più usata in questi 8 anni. Per questo motivo ho tolto Barzagli. In realtà Barzagli ci stava in pieno, probabilmente come difensore più forte, anzi senza probabilmente, come difensore pure più forte Barzagli di Bonucci. Bonucci è più forte nella costruzione del gioco, però oggettivamente ho messo la coppia che ha giocato più partite, via, mettiamola così. Sulla destra ho messo Stefan Lichtsteiner, scelta che sicuramente qualcuno di voi storcerà il naso. Allora, se parliamo di valore di giocatore, secondo me il terzino destro, i terzini destri più forti che abbiamo avuto, non è Lichtsteiner, però Lichtsteiner ha dato un contributo enorme, e in questi 7 anni, stiamo parlando di questi 7 anni, non potevo non mettere Lichtsteiner, perché secondo me Lichtsteiner ha fatto delle stagioni, soprattutto i primi 3-4 anni, fino alla finale di Berlino, quindi anche 4 anni, ha fatto delle stagioni mostruose. Poi è chiaro, è calato anche lui, ma credo che sia proprio una questione anagrafica. Però Lichtsteiner, ragazzi, signor giocatore, e sono contento di averlo visto con la Juve, perché francamente è uno dei più forti, secondo me, terzini che abbiamo avuto, che poi è calato col corso degli anni, nel corso degli anni. Però giocatore strepitoso, difendeva, attaccava. Ecco, magari in attacco non aveva la classe di Daniel Alves, però ragazzi, stiamo parlando di uno che
lo mettevi dietro, non ti faceva passare, lo mettevi davanti e non ti faceva, e magari sbagliava qualcosa, però ha segnato anche tanto, quindi sicuramente Lichtsteiner. A centrocampo, a sorpresa, io non ho messo Vidal perché ho messo Pogba, perché Pogba è Pogba, cioè insomma ragazzi, un giocatore che secondo me ci ha fatto fare il vero salto di qualità, ce l'ha fatto fare Pogba nel corso della stagione di Berlino e la stagione prima, quella di 102 punti. E quindi Pogba, insomma, Pogba meritava, poi ha vinto il mondiale adesso. Secondo me il Manchester rimane sprecato perché a Manchester non lo stanno valorizzando come dovrebbe, però Pogba è Pogba, ragazzi, cioè doveva entrare nella top 11. Dall'altra parte ho messo Sami Khedira. Perché ho messo Sami Khedira? Perché Vidal non l'ho messo semplicemente per una questione intanto realizzativa, perché Khedira ne ha fatti tanti di gol, e poi perché negli ultimi anni è stato dovevo mettere comunque uno di centrocampo degli ultimi anni, perché comunque che se ne dica, stiamo valutando gli 8 scudetti consecutivi, quindi anche il centrocampo che abbiamo adesso, almeno per quanto riguarda i campioni italiani, merita, e dovevo metterne uno. Secondo me Pjanić è stato troppo discontinuo, e Khedira secondo me invece di un altro livello. Ho messo Khedira anche perché come centrale, terzo, come il centrale, come regista, ovviamente ho messo Andrea Pirlo. Non credo che vi servano spiegazioni del perché ho messo Andrea Pirlo, perché credo che si commenti da solo come giocatore, un giocatore strepitoso. Cioè, ragazzi, il primo scudetto passa soprattutto dai suoi piedi. I primi scudetti passano soprattutto dai suoi piedi, giocatore totale, pazzesco. E se Pogba e Vidal hanno segnato tanti gol con la Juve, lo devono anche ad Andrea Pirlo, che li metteva in condizione ovviamente di appoggiare il pallone in rete spesso. Giocatore totale. E veniamo invece all'attacco. L'attacco ovviamente anche qua, le scelte sono un po' difficili, però alla fine ho messo secondo me i tre più, come posso dire, di cui ci si ricorderà di più. In realtà non ho messo Mandzukic e Dybala, che secondo me potevano entrarci, perché comunque l'anno soprattutto della cessione di Tevez, Dybala e Mandzukic hanno fatto un gran campionato. Però alla fine ho dovuto sceglierne tre, e alla fine ho messo Cristiano Ronaldo, perché è Cristiano Ronaldo. Al di là delle qualità e di tutto, cioè il fatto che sia Cristiano Ronaldo e che sia la Juve è la dimensione. Ti fa capire la dimensione che ha raggiunto la Juve in questi 8 anni, e non puoi non metterlo in nessuna classifica perché è Cristiano Ronaldo. Cioè, già il fatto che Cristiano Ronaldo sta giocando nella Juve è un protagonista. Poi sta facendo una caterva di gol, nonostante l'infortunio, non averle giocate tutte, eccetera. Assolutamente doveva entrare. Ho messo Carlitos Tevez perché Carlitos, ragazzi, è una macchina da guerra. Cioè, uno dei salti di qualità che ho visto fare alla Juve nel corso degli anni, gliel'ho visto fare quando ha preso Tevez, perché è un giocatore che attaccava la porta in maniera incredibile. Poi è uno dei primi top player fatti e finiti che hai preso in questi 8 anni, perché Pogba l'hai preso praticamente a zero dal vivaio del Manchester, perché Vidal e Pogba, perché invece Vidal giocava nel Leverkusen, era un buon giocatore, ma non si pensava potesse diventare quel giocatore che è diventato. E invece Tevez, sapevano tutti chi era Tevez, e l'acquisto è stato già secondo me eccezionale, e poi lui ha confermato le aspettative facendo tonnellate di gol, tra l'altro uno più pesante dell'altro. Mi ricordo molte partite di Tevez, e quando era in giornata era immarcabile. Ricordo un gol a Parma dove è partito dalla sua area e è andato in porta col pallone, un giocatore pazzesco. E mi dispiace di non averlo visto giocare con Ronaldo, perché secondo me Ronaldo e Tevez avrebbero formato nella Juve. Il Tevez che è venuto nella Juve, non quello che era Manchester, quello che è venuto nella Juve, con questo Cristiano Ronaldo avrebbero creato una coppia d'attacco che non oso immaginare veramente. Ultimo attaccante, Gonzalone Higuain, perché comunque magari non sta vivendo una stagione brillante, però quello che ha dato Higuain nei 2 anni che era la Juve resta impresso nella storia. Il gol a San Siro, credo che sia stato l'anno scorso, credo che sia stato il gol alla quale io ho esultato di più in un campionato. Cioè,
In questi 7 anni i gol per cui ho esultato di più sono stati quelli di Borriello a Cesena, Del Piero con la Lazio, Pirlo a Genova l'anno dopo e Higuaín a San Siro. Ecco, Higuaín a San Siro mi ha fatto capire che il campionato era vinto, perché aver vinto quella partita lì in quelle condizioni, insomma, è stato incredibile. Quindi Higuaín doveva entrare per forza in queste top 11. Ovviamente, come vi ho detto, non ho potuto mettere diversi giocatori, Dybala, Mandzukic, non ho messo Del Piero ad esempio, anche perché Del Piero ha fatto tanto, però nella Juve, però in questi 8 anni ha fatto un anno e neanche da protagonista assoluto, perché spesso era in panchina. Secondo me ci stava anche un Simone Pepe, però non sapevo dove piazzarlo. Insomma, alla fine dei non ingressi eccellenti li ho dovuti fare. Allenatore Massimiliano Allegri. Per quale motivo? Semplice, io a Conte comunque resterò grato per sempre per il fatto che abbia vinto un campionato che nessuno si aspettava che potesse vincere e per quello che ha fatto, soprattutto da quando era alla Juve. Se n'è andato via male, ma non era una questione, non lo metto per questo, lo metto semplicemente per i numeri. Cioè, Conte comunque che ha fatto bene alla Juve, ha vinto 3 campionati e 2 supercoppe. Allegri ha vinto 5 campionati e 3 supercoppe. 4 Coppa Italia e comunque ha raggiunto 2 volte la finale di Champions, che non è un trofeo, però ti fa capire che comunque rispetto a Conte è una mentalità diversa a livello europeo. Poi possiamo parlarne quanto volete, potete criticarlo quanto volete, però in questi 8 anni è indubbio che se la Juve ha fatto un salto di qualità in Europa lo deve soprattutto a Massimiliano Allegri. Poi non sono qui a disquisire se deve rimanere, deve andare via, deve fare, viaggiare, deve via di qua, fai venire Gasperini, fai venire quell'altro, non mi interessa. Sto imparando degli 8 anni e francamente Allegri in questi 8 anni è stato, non l'unico artefice, però il salto di qualità in Europa l'hai fatto con Allegri e non con Conte, questo credo che sia la palissiano. Bene ragazzi, chiudo qua questo video, dunque se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto pazienza e niente ragazzi, a questo punto iscrivetevi al canale, mi raccomando iscrivetevi in massa e fino alla fine, forza Juventus!